che abbiamo Kiko e abbiamo deciso di provare a fare qualche giorno di viaggio per vedere anche lui come reagisce ai viaggi un po' più lunghi e a star fuori un po', non dico in mezzo alla gente perché a me non piace, però stare in mezzo alla natura in luoghi che non conosce. Siamo passati per la farmacia prima perché nel frattempo ci sono rilevati gli esiti dell'esame alle orecchie, quindi abbiamo delle goccine in più da aggiungere alla routine, però ci siamo, partiti, siamo in viaggio e ci vediamo tra pochino. Ciao! Dai Kiko, di qua. Dai, andiamo di qua. Andiamo. Andiamo, di qua. Vieni. Porca, cos'è quella roba lì? Cos'è? Qua. Andiamo, dai. Andiamo. Su, andiamo. Dai. Andiamo. Ciao. Grande Chicco, guarda quella là, guardalo, guardalo, ma chi è questo? Ma chi è questo? Dai, andiamo. Bella. No, Joy. Dai, andiamo. Guarda cosa c'è qua. Guarda Chicco il mare. Guarda Chicco il mare. Guarda il mare, Chicco. Tutti Guarda insieme. il mare, Chicco. Hai visto che bello? Dai, andiamo. Andiamo a vederlo da vicino. Andiamo! Che bello! Guarda dove ti hanno portato mamma e papà. Visto? Wow! Sarebbe tutto di là Wow! E Kiko al mare con Blanca e Joy! Andare a bagnare le bambine. Possiamo metterci anche qua. E Kiko andiamo, 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 andiamo! Comincia la saga dei capricci. Capito dove siamo? Primo giorno di vacanza per Kiko, ma anche primo giorno di mare per Kiko. Andiamo Chicone, vai! Bravo Chico che alzi il guinzaglio quando fai la pipì. Dai Kiko, dai! Sei bravo in salita che mi scendi?
muovi. Dai, dai, dai. Avanti. Dai. Più bravo di me che scivolo. Dai, su, su, dai. Che arrivo, perché è vecchio papà. Dai, 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 che arrivo. Aspetta, ma che miseria. Fermo qua, vieni qua amore. Bravo, bravo. Dai, vediamo questa salita qua. Dai, dai, su, su, dai, su. Dai, su. Dai, dico. Bravo, bravo. 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 Dai, andiamo. Gabice, monte. Wow. Anche il Chicco super attivo questa mattina. Che stradina lì. Sotto là. Andiamo a vedere. Giorno 2, Chicco avventuriero. Vero Chicco? Dai. Urca che saltone, urca miseria che saltone. Bravissimo. Bravissimo. Prima difficoltà. Avanti. Prima difficoltà. Dai, andiamo. Andiamo. Oppa. È entrato a frenare. Bravissimo! E che non, guarda che bello questo posto! Qui c'è, che l'abbiamo vista anche ieri, però non l'abbiamo firmata, l'antica fonte del coppo. Wow! Chicco mi tira, ora devo andare. Super! Va bene, l'acqua salata, Chicco! Che ore! Ti piace l'acqua, Chicco? È il primo bagnetto, no, a bere che fa schifo. No, a bere che fa schifo. Dai che l'abbiamo i guinzagli, dai. Dai che l'abbiamo un po' lì. Ti sta bene lì? Ti sta bene lì? È fresca. Dai, andiamo a fare la capanna, dai. Andiamo a fare la capanna. Vieni. Bravo. Bravo, fatto il primo bagnetto, Chicco? Sì. Fatto il primo bagnetto. Bravo! Ah, che si è impigliato l'insalvo. Eccolo! Dai, finito la paffa alla capanna, voi fate il bagnetto. Siamo all'alba del secondo giorno. Al tramonto. Al tramonto del secondo giorno.
partiamo già bene. Com'è andata la notte con Chico? La notte con Chico è andata abbastanza bene. Diciamo che si è lamentato un paio di volte, quindi ho dovuto abbandonare Giorgia e dormire nella panchina giù per far compagnia a Chico. Vedete qua, sì, eccolo qua. E quindi dai, tutto sommato comunque è bene, è stato bravo, molto attivo, sta divertendo e vediamo se stanotte ci farà dormire. Terzo giorno di viaggio, visto che le cose stanno andando e non voglio parlare troppo forte, abbastanza bene, abbiamo deciso di spostarci un po' più giù. Adesso siamo appena entrati nelle Marche e vediamo a finire. A dopo. Allora, purtroppo aspettavamo la telefonata dal veterinario per gli esami di Chico, che non sono positivi, non sappiamo la gravità, forse è un virus, un batterio intestinale, quindi abbiamo deciso di tornare a casa, ecco, non serve andare a prolungare la vacanza, anche noi siamo nelle condizioni mentali, ecco, di proseguirla. E dobbiamo raccogliere adesso una serie di campioni di cacche per 3 giorni, tenerli in frigo, insomma torniamo a casa, è stato bellissimo così, Chico spero che si sia divertito lo stesso. Cerchiamo di rimetterlo il prima possibile in forma al 100%, perché la sua salute è la cosa più importante in questo momento. E quindi la prima vacanza di Chico con tutti noi termina qui. Ci siamo divertiti tantissimo, ma sono sicuro che ce ne saranno moltissime altre. Ciao!